a Mario Nomura. Grazie. Benvenuti oggi in questa che è una puntata che le padelle ci chiamano dei piatti sensazionali e fantastici. Oggi siamo in compagnia di un artista del taglio, Mario Lamura. E quindi andiamo a far sciogliere piano piano e dolcemente tutto il grasso del guanciale. Perché poi qui dentro io ci andrò a cucinare il guanciale con il pesce in questo caso, no? Serve bello croccante per poi sbriciolarlo. Spolverata di guanciale croccante che tu hai tritato, vedi? Okay. Anche se un po' grossolano va bene, perché alla fine ci dà quell'effetto crunch in bocca più importante ancora. Abbiamo giocato un po' con innovazione, tradizione, mare, terra, non solo. Presentiamo questi tagli di carne dove la chef Anna Maria Palma ci andrà a fare questo uraù napoletano. I tagli che abbiamo in questione sono tarachella di maiale, un lacerto di vitello, una punta di petto di vitello dove andremo a preparare delle braciole con rivestite di pancetta, e qui abbiamo dei pezzi di maiale e della coscia del maiale. Allora, diciamo che io sono nato nel mondo della macelleria, visto che provengo da una generazione di macellai, in questo caso la mia è la terza, e quindi parto giovanissimo nel mondo della carne e della macelleria. Sono un paio d'anni che, diciamo, sono entrato nell'ambito lavorativo in questo mondo, e da un annetto e mezzo abbiamo, diciamo, portato avanti un marchio, Salumi Artigianali Campani, che gestiamo noi, dove abbiamo tutta una produzione artigianale di salumi, oltre che la carne che già trattiamo. Senti Mario, tu me li hai nominati tutti, certo. Ma sbaglio o questa è la gallinella? Assolutamente sì, si tratta della gallinella di maiale, un semplice pezzo della coscia del suino, la parte, diciamo, di sotto della coscia del suino, ottima anche magari da fare qualvolta a forno come stinghi con patate, ottima per molte ricette. In questo caso andiamo a metterla nel ragù. Allora useremo del prezzemolo, aglio e cipolla per insaporire, poi del vino rosso, dell'olio, e questa volta andremo a far incontrare la Campania con la Toscana, e poi eccolo là, il nostro pomodoro del Tiennolo, per cui ritorniamo in Campania. Io e tra chiulelle l'ho tagliate. Immagina poi quando il nostro ragù sarà fatto. Ecco qua, vedete, io chiudo leggermente proprio verso l'interno i laterali. Hai mai insegnato? No, non ho mai insegnato appunto, però mi stavo già vedendo le vostre scuole dove ci avete gentilmente ospitato, vedendo tutti questi piatti che ci state facendo provare, sinceramente un pensierino. La gallinella di maiale ce l'abbiamo, il lacerto ce l'abbiamo, penso che dobbiamo adesso la l'Italia a tavola si è servita, che dite voi? Pezzo attaccato alla fesa di vitello, quindi molto tenero, quindi tranquillamente da poter mangiare anche crudo, tagliato a pezzetti piccoli. Da qui magro, con i grassi che non ci danno fastidio, e tenero, quindi possiamo mangiare crudo. Io dico sempre che noi siamo quello che mangiamo. Se vogliamo fare un qualcosa di eccellenza, dobbiamo prendere dell'eccellenza, quindi il prodotto deve essere alla base. Se ho un prodotto buono, io sto tranquillo e quindi lo posso mangiare crudo, se senza condimenti. Se una buona materia prima, diciamo, siamo già a metà. Assolutamente. Questa la mangiamo cruda, quindi non gli facciamo nulla. Deve essere più che altro più molto tranquillo. Assolutamente sì. Senza nervature e di un'età, diciamo, di un vitellone. Qui abbiamo portato un filetto di maiale per soddisfare, diciamo, le richieste della nostra chef Laura Marciani, per far sì, per dare la possibilità alla nostra chef di preparare dei nodini di maiale. Quindi in questo caso andremo ad usare solo la parte centrale del filetto del maiale. Andiamo a pulire bene tutti
i residui di grasso, lo rendiamo bello magro. Una cosa da fare almeno qualche ora prima. Allora, prendiamo il guanciale. Se non avete il guanciale, per questa ricetta va bene anche la pancetta tesa. Meglio una fetta in più. Sempre fare cose fatte bene, che non ve ne pentirete. Ricordatevi che il maiale va sempre cotto. E vedete che senza olio abbiamo il nostro cassetto. Lo appoggiamo nel piatto. Tagliamo lo spago. Tutta la mia cucina è così. Adesso non ci resta che assaggiare questo magnifico trattamento che la chef Laura ha dato al nostro filetto di maiale.